Nella tipica giornata di un trader, dopo la doccia fredda, la meditazione e altre attività molto discutibili, ci sono sicuramente grandi opportunità di guadagno, ma anche numerosi errori che possono compromettere i risultati. E comprenderli, analizzarli e fare in modo che non si ripetano è la parte su cui dobbiamo concentrarci di più, perché si sa, il vero successo nel trading non è fare le mosse giuste, ma evitare quelle sbagliate. Ecco perché in questo video voglio raccontarti gli errori che hanno rallentato il mio processo di miglioramento in questo campo specifico. Sono sicuro che molti di voi si trovano o si sono trovati nella stessa situazione. E per chi non ci sia mai trovato, condividete la vostra ricetta magica nei commenti. Ma soprattutto voglio darvi delle soluzioni che ho trovato per migliorare le proprie capacità nel trading evitando queste trappole. Per analizzare il primo errore dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Ricordo che stavo tradando diverse azioni statunitensi e tutto stava andando anche abbastanza bene, fino ad un certo punto. Premetto che le strategie che seguivo erano ok, infatti hanno continuato a performare bene anche nel periodo successivo. Tuttavia, analizzando l'equity line del conto di quella fase, notiamo un aspetto importante. Ero in una fase di drawdown, il che è assolutamente normale in questo mestiere. Anzi, la maggior parte del tempo la passiamo proprio in drawdown, con ogni tanto dei picchi di equity, se le cose vanno come dovrebbero andare. Ora, immaginatevi di essere già psicologicamente sotto pressione a causa del drawdown, e nel bel mezzo di questa discesa continua, senza sapere quando o se finirà, trovarvi di fronte ad una perdita del 7% in un singolo giorno. So già cosa state pensando, che non ho avuto una buona gestione del rischio. No, vi sbagliate. Generalmente parlando, ho anche adottato delle buone regole di money management, ma erano superficiali per quello che stavo tradando. Con money management ci si riferisce ai metodi che vengono utilizzati per minimizzare le perdite, massimizzare i profitti e soprattutto controllare il rischio. Il problema di questa metodologia è che, sebbene sia complessa, viene spesso banalizzata, consigliando di aprire posizioni tali che un'eventuale perdita non superi il 2% del valore del conto. Ma se sto tradando diverse strategie basate sulle stesse regole, tutte su azioni che, bene o male, si muovono allo stesso modo, ha davvero senso rischiare il 2% su ognuna di esse? La risposta la trovate analizzando l'equity di cui parlavamo prima. Ed è chiaramente no. Il problema quindi non era tanto l'assenza di regole, ma il fatto che quelle regole non erano sufficientemente adeguate alla composizione del mio portafoglio. Ecco che non basta semplicemente applicare una regola generale, è fondamentale adattare il money management al tipo di trading che si sta facendo, considerando le specifiche caratteristiche del mercato e degli strumenti su cui si opera. Oppure, in alternativa, si dovrebbero tradare strategie tra loro decorrelate. Passiamo ora al secondo errore. Un errore le cui conseguenze, a mio avviso, non si manifestano immediatamente, bensì nel lungo termine. Per introdurlo, voglio prima raccontarvi una delle storie più note di Wall Street, la storia dei Turtle Traders e di Richard Dennis. Richard Dennis, un leggendario trader di Chicago, credeva fortemente che chiunque potesse imparare a fare trading con successo, se avesse seguito un insieme di regole ben definite. Per dimostrarlo, negli anni 80 decise di condurre un esperimento, successivamente reso famoso da vari libri, come The Way of the Turtle. Insieme al suo partner, William Eckhart, selezionò un gruppo di persone comuni, senza esperienza nel trading, e le addestrò secondo le sue regole. Questo gruppo di trader, denominato Turtle Traders, dimostrò che con la giusta disciplina e metodologia si può avere successo nel trading. Tuttavia, nonostante queste persone avessero a disposizione un metodo già testato e funzionante, molte di loro non riuscirono a seguire alla lettera le regole. Anche se il sistema fosse stato perfetto al 100%, per fare un esempio, l'incapacità di applicarlo con rigore era un problema comune. Lo stesso Richard Dennis, in un'intervista per il libro Market Wizards, disse: «Puoi pubblicare le mie strategie sul giornale e nessuno le seguirebbe. La chiave è la consistenza e la disciplina». Ed è proprio qui che entra in gioco il secondo errore che voglio trattare. Se come me passate molto tempo davanti al computer per studio, lavoro o altre attività, sì, dovremmo essere quelli che fanno trading dalla spiaggia, ma la realtà è ben diversa. Vi sarà sicuramente capitato di avere la tendenza di monitorare costantemente le posizioni aperte, e questo comportamento, sebbene comprensibile, può portare a una serie di problemi, e soprattutto a decisioni impulsive dettate dal fatto di vedere movimenti di mercato in tempo reale. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una posizione aperta da diversi giorni e che il prezzo sia molto vicino al take profit che avevamo impostato. Inoltre, tra pochi minuti verrà rilasciata una notizia che causerà sicuramente un movimento significativo del prezzo. A questo punto, l'istinto ci spinge a chiudere la posizione e assicurare il profitto. E questa potrebbe essere senza dubbio
dubbio una mossa efficace in quel particolare episodio, ma rappresenta una pessima abitudine nel lungo termine. Ora vediamo una possibile soluzione a questo problema. Prima di tutto dobbiamo dissociarci dall'idea che il nostro valore come trader dipende dal singolo trade, perché nel lungo termine l'impatto di quel singolo trade sarà minimo. Inoltre, se abbiamo pianificato l'operazione seguendo delle regole ben precise, il risultato di quel trade non dovrebbe influenzarci emotivamente. So che può sembrare un paradosso, dopotutto l'obiettivo del trading è fare soldi, quindi non concentrarci sul profitto può sembrare controintuitivo, ma io considero questo approccio come una sfida personale. Non vinco massimizzando il profitto di un singolo trade, ma devo dimostrare a me stesso di avere la disciplina riuscendo a rimanere fedele al piano, indipendentemente dal risultato. E questa capacità di seguire le regole senza lasciarsi influenzare dalle emozioni del momento, secondo me, nel lungo termine, porta buoni risultati. Analizziamo ora un altro errore che non solo rallenta il processo, ma può essere fatale. Spesso nel trading passiamo molto tempo a cercare, analizzare dati alla ricerca di un vantaggio statistico. Immaginiamo di aver finalmente trovato un modello che sembra offrire un potenziale profitto. Tuttavia, sebbene il vantaggio statistico possa sembrare promettente su carta, ci sono diversi fattori che potrebbero renderlo impraticabile nella vita vera, come ad esempio i costi di commissioni, slippage o altri ostacoli. E nonostante queste evidenze, potremmo essere tentati di convincerci che il modello sia comunque tradabile, ignorando le limitazioni pratiche che lo rendono efficace nel mondo reale. Questo atteggiamento è sicuramente legato all'eccessivo ottimismo e al fatto che, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire. Tuttavia, avere poca lucidità mentale in queste situazioni può essere estremamente dannoso, perché prima o poi dovrò fare i conti con la realtà, distaccandoci dalle ipotesi. Vediamo un esempio concreto. Supponiamo di aver svolto un ottimo lavoro, abbiamo delle aspettative di rendimento, conosciamo il drawdown massimo previsto e basandoci su queste informazioni tendiamo a fare previsioni ottimistiche. Ma pensate che, anche facendo tutto per bene, non possano verificarsi eventi imprevisti che vadano a influenzare negativamente le performance? Un esempio comune è l'errore o gli errori di esecuzione degli ordini. Potremmo non essere eseguiti al prezzo desiderato, o peggio, potremmo non essere eseguiti affatto. Ancora più drammatico è il caso in cui, per errore, si piazza un ordine di acquisto invece che un ordine di vendita. Alla fine basta un click per sbagliarsi. Di recente mi è capitato di piazzare un ordine di vendita sul future dell'oro prima di andare a letto. Al risveglio, controllando il prezzo su TradingView, mi sono reso conto che l'ordine sarebbe stato seguito. Il prezzo dell'oro era sceso notevolmente durante la notte. Preso dall'euforia, ho aperto subito il broker per vedere di quanto fossi in profitto, solo per scoprire che il mio ordine non era stato eseguito. Nel mio caso c'è stato un problema di collegamento tra le piattaforme che uso, ma non è su questo che voglio concentrarmi. Il fatto è che, nonostante avessi pianificato tutto con cura, gli imprevisti accadono. E questo era particolarmente rilevante per una strategia con un basso win rate, che guadagna raramente ma in modo consistente quando lo fa. Quel trade che purtroppo non ho preso sarebbe potuto essere un buon cuscinetto per le successive perdite della strategia, vista la sua natura. E questo incide anche emotivamente, perché quel trade mancato avrebbe potuto sostenere non solo la strategia, ma anche un eventuale drawdown del mio conto. A questo punto mi viene da dire che purtroppo non esiste un modo infallibile per evitare errori di questo tipo. Con l'esperienza e una maggiore attenzione si possono ridurre, ma non penso si possano eliminare completamente. E il mio consiglio è quello di essere estremamente oggettivi e non troppo ottimisti, perché le cose non vanno sempre come avevamo pianificato. Se ci lasciamo trasportare dall'euforia di un buon risultato sulla carta, rischiamo di spingere troppo sull'acceleratore e esagerare con la leva, e di conseguenza i risultati possono essere disastrosi. Abbiamo esaminato insieme tre errori comuni che possono compromettere il successo nel trading: la sovraesposizione, la mancanza di disciplina e l'eccessivo ottimismo. Ciascuno di questi errori, se non affrontato correttamente, può rallentare il nostro progresso, o peggio ancora, mettere seriamente a rischio il capitale. Ora che abbiamo discusso quelli che ho individuato come miei errori nel mio percorso, vi invito a condividere i vostri nei commenti, raccontando magari come li avete superati o come state lavorando per farlo.